Catania, 12 settembre 2015, siamo ancora alla tenuta di Zio Peppino, una location davvero straordinaria nel cuore dell'Interland catanese, e siamo in compagnia di Luca Rossato, responsabile commerciale, direi anche in ex equo con Roberto Lamesta, di Comestero Group su Zoap. Buongiorno Luca e bentornato dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VendingTV.it. Buongiorno Fabio e grazie a te. E allora, oggi anche tu sei presente in questa location per dare supporto all'organizzazione di Tito Lescio, Compagnia del Vending e tutti gli altri amici che hanno accolto più di 200 invitati per parlare dell'argomento corrispettivi, comunicazione dei corrispettivi a partire dal 1 gennaio 2017. Tra poco avremo modo di intervistare peraltro Michele Evolvi, il responsabile di Confida, che ci dirà a che punto è la trattativa, fra virgolette, con l'Agenzia delle Entrate per capire e carpirne tutti i segreti ancora non sciolti. Luca, allora, tu sei qui intanto in questa location bellissima con un sole cocente, ecco, e soprattutto nel verde, in un verde che ti emoziona. Sì, certo, il posto è bellissimo, il sole c'è. Quindi, e noi ci siamo ancora come sempre. Tanto per dare risposta a te, siamo qui per avallare le due nuove collaborazioni. Una è Tito Alescio, quindi Cecil Vendi, che ci rappresenta da penso 25 anni. E poi ereditiamo Compagnia del Vending, e quindi oggi in Sicilia ci schieriamo con due strutture che ci rappresentano. E questo è uno dei punti per cui siamo qui, per dare supporto a loro. E due strutture importantissime per questa macro regione che ha un mercato importante. I gestori in Sicilia, lo ricordiamo, sono intorno alle 500 unità, c'è grande presenza di piccolissimi gestori anche oggi qui nel corso di questo evento. E allora, intanto, che cosa presentate, con cosa supportate questa iniziativa? Beh, qui supportiamo questa iniziativa con la nostra presenza prima di tutto, poi con i prodotti. Qui presentiamo la gamma nostra solita del cashless, presentiamo la rendiresto occorrenza, tutte le varie sue forme, presentiamo un po' tutta la gamma dei prodotti, sono i nostri cavalli di battaglia, non c'è un prodotto singolo ma c'è tutta la gamma pronta e a disposizione dei gestori, dal piccolo al grande, esigenza, specifiche tecniche, c'è tutto quello che serve per dar servizio a loro. Luca, voi non sarete presente nel corso della manifestazione OS che si terrà fra il 23 e il 27 ottobre 2015, tra poche settimane, ma sarete certamente presenti a Venditalia 2016, la fiera delle fiere della distribuzione automatica, che si terrà a inizi del mese di maggio del prossimo anno, del 2016. C'è qualche primizia, c'è qualche novità che puoi cominciare a dirci per quell'edizione che andrete a presentare? Allora, ci sono delle novità, sono più novità tendenti però a un modo diverso di acquistare, quindi probabilmente anche noi, come un po' tutti, presenteremo delle app, presenteremo lo smartphone, presenteremo alcune soluzioni che oggi sono diverse dalla chiave, e inizieremo a presentare un qualcosina per i corrispettivi dedicato ai gestori piccolini, quindi una piccola nostra applicazione, speriamo di averla centrata e vediamo cosa accadrà. Nel corso delle ultime ore in tanti hanno conversato, discusso, chiacchierato su questo argomento. Il 1 gennaio 2017 è ancora, fra virgolette, un tabù. Qual è la tua opinione in merito a questo tema? Allora, è difficile credere e esprimere un'opinione in questo momento, perché si fa fatica a capire cosa si debba fare. L'unica cosa certa c'è la data, quindi 1 gennaio 2017. Noi personalmente pensiamo di essere abbastanza pronti e aspettiamo che ci dicano il che cosa fare, poi da lì ci metteremo al lavoro per dare supporto a tutti i nostri clienti, piccoli e grandi che siano. È una cosa, secondo me, che deve essere fatta, penso che il settore debba essere regolato per dare comunque sia anche chiarezza a questo settore. Quindi questa è la mia opinione, Fabio. Grazie Luca, amici. Allora, voi continuate naturalmente a seguire quotidianamente www.
bendingnews.it, il quotidiano elettronico della distribuzione automatica attraverso cui riuscirete ad avere in anteprima assoluta quelle che sono tutte le novità in merito a questo argomento. Nel frattempo noi continuiamo sotto questo cocente e bellissimo sole catanese alla tenuta di Zio Peppino, 12 settembre 2015, insieme a Luca Rossato che ora vi saluta. Grazie a tutti voi, grazie a te Fabio, grazie a questo bellissimo evento. Noi ci vediamo a questo punto non a Host ma certamente a Venditalia 2016, l'appuntamento si rinnova ancora una volta con l'edizione 2016 della Fiera delle Fiere del Vending. Fabio Russo non va via, torna tra pochi istanti con una nuova intervista, non andate via.